vai. Brava Beatrice, vai Iris, guarda verso il tappetino Iris e tieni la spalla sulla linea della mano. E adesso riesci a sentire le scapole, mantienili, abbassa le spalle, lontano dalle orecchie. Ok, adesso alza il braccio opposto, capito? Non dovete aggrapparvi. Greta, ti faccio fare un'altra cosa. Piegati, spingi con la mano, ok, questo. Poi torniamo. Allora, lei quando è arrivata al primo campus non riusciva a fare un sacco di cose, io gli ho dato i compiti e l'ha fatti. Il vecchio discorso è che il cavallo, ogni tua azione scorretta, dovrà contrapporre un'azione scorretta. Tutto questo te lo dà comunque sempre questo oggetto qui, la sella. Devo stare più avanti, se la sella te lo permette di stare più avanti. Il peso va messo dove? Bravissimi, cioè naturalmente cadente. Cosa vuol dire naturalmente cadente? Che il mio equilibrio è fermato sulle staffe. E tutto, torniamo a dire, che dipende dalla sella. Il sacrificio dello sportivo deve essere un sacrificio anche come stile di vita. Abbiamo anche poi invece questo abbigliamento tecnico che si diceva che è molto importante. Staffe, cap e airbag. Prendete il tempo per rilassare completamente, sintonizzato con il suo cavaliere. Fa una bella curva e va a saltare il numero 1, 2, 3, 4, salta il 5, 6, 7 la gabbia, 8, 9, 10, 11. E vi calate nei panni dell'altro. Quindi tu parlerai di questo come se fosse una tua situazione. Il tempo bisogna aspettare, ma non devi avere fretta di fare niente. E quindi aspetta e poi i risultati ci saranno. Quando finisci un salto pensi all'altro e non pensi a quanti salti devi fare, ma a quello dopo. Ok, quindi il percorso non deve essere visto come un'entità unica, ma come tante piccole entità affrontabili e gestibili. E che le persone di successo vivono nel presente.